Amiche ed amici sportivi, ben trovati in Correre per Sport, un programma della Lega Atletica Wisp Abruzzo e Molise. Andiamo a presentare i nostri graditi ospiti, anzi ci tuffiamo nel fresco dell'altopiano con Antonio Liberatore. Buonasera, ben arrivato Antonio. Presidente Buonasera a voi. della Podistica 2000 Altosangro. Correremo domenica finalmente al fresco. Domenica correremo al fresco, domenica 21, la 18ª edizione della gara podistica dei tre comuni con partenza e arrivo da Rivisondoli, ore 9:15. Siete diventati maggiorenni. Mauro Trubiano, buonasera, ben arrivato. Buonasera. Altro presidente Buonasera. Di un gruppone di ragazzi, soprattutto, e ragazze, Sì, o sì. meglio ancora, ragazze e ragazzi. E poi anche nel settore amatoriale vi difendete, dai. Sì, diciamo che ultimamente si è aperta questa nuova, diciamo, come dire, Che nuova strano. vena. No, No, non che è strano. strano che 15 anni fa a Pescara non c'era un gruppo, Ce ne adesso sono tanti, ce ne vabbè, sono tanti. Meglio meglio, così, certo, meglio. assolutamente sì. Così si può scegliere. Certo. Sergio Milano, buonasera, ben arrivato con Buonasera. una bella divisa della Wisp, ovviamente come giudice della zona teramana, ma nel teramano di gare ce ne sono poche, ogni tanto ti sposti Sì, anche esatto. nell'Aquilano, nel Pescarese, perché no? Un settore che sta crescendo Sì, tantissimo. ultimamente sta crescendo, infatti dovremmo fare una riunione perché entreranno altri giudici, ci stiamo allargando perché abbiamo tantissime gare. Posso dire Quindi che sei il giudice Wisp più a nord? Più a più a nord di nord, te, sì, in più a assoluto, nord di te infatti, che ci è sta. quasi l'ultimo paese d'Abruzzo, diciamo. Di Subito dopo solito la arriva maggior... Martinsicuro e poi San Lo Benedetto. zoccolo duro è nella parte sud, invece tu ti fai... Esatto. Ci spostiamo alla parte nord. Antonio, dicevamo, finalmente si corre con il fresco perché non ne possiamo più. Sudate a non finire, tu sei stato presente anche alla gara di Tocco da Casauria. L'altra sera faceva caldo e nonostante sia una località dove c'è un po' di vento, visto le pale che ci Sì, sono, le sì, pale sì, sì, sì. eoliche. Eh sì, siamo stati sabato dall'amico Gianluca Crisanti a disputare la notturna toccolana e noi quest'anno, penso Roberto, tu sarai dei nostri, noi siamo orgogliosi che ci verrai a È un gratificare la piacere. tua persona come speaker e noi quest'anno abbiamo anticipato di un'ora la partenza, Roberto, come ben sai, dalle 10 e un quarto dell'anno scorso, quest'anno anticipiamo alle 9:15. Proprio per evitare qualsiasi problema di temperatura, perché in base alle previsioni viste su tutte le sul Il caldo meteo.it, il continuerà caldo sono previsti all'infinito. sui 26-27 gradi, allora Però anticipiamo di un'ora. da voi, parliamoci chiaro, anche a mezzogiorno non è il caldo che dobbiamo sopportare qui da noi con l'umidità pazzesca, mentre da voi l'umidità. Eh beh sì, stiamo a Rivisondoli, l'aria è bella frizzante, stiamo a 1250 metri, però noi vogliamo cercare di risolvere qualsiasi problema per gli Certo. atleti che verranno e quindi abbiamo anticipato di un'ora e va bene così, insomma. Un'occasione in più per venire a correre, perché poi dopo la gara si può rimanere con gli amici, con la famiglia, con chi si vuole rimanere sul Ma posto. sì, indubbiamente Roberto, noi non solo pensiamo alla manifestazione, però pensiamo anche a trovare degli ottimi ristoranti che danno la convenzione agli atleti, alberghi pure in convenzione, ci sono tante prenotazioni. Anzi, Roberto, da questa grande emittente che è TV6, voglio ricordare che gli atleti che giungeranno sabato pomeriggio sul nostro territorio, e vi assicuro che ne sono tanti, possono venire a ritirare il pettorale direttamente in via Guglielmo Marconi, dove è situata la partenza e l'arrivo della nostra manifestazione, il pettorale dalle ore 17:30 alle ore 20. E poi un ambiente molto gettonato anche nel mondo del calcio, tu come sappiamo con il Napoli Calcio, ormai l'Abruzzo è conosciuto in tutto il mondo, anche per tutto ciò, con il Bari, con la Salernitana che vengono da voi. E poi Mauro, tu che sei un esperto del mondo dell'atletica, finalmente abbiamo una pista in altura anche in Abruzzo. E che pista! Sì, vabbè, noi già è qualche anno che la utilizziamo così nei periodi appunto di maggior caldo. Andiamo su con i ragazzi, prevalentemente sono i ragazzi che fanno mezzo fondo e diciamo che viviamo questa concomitanza con le squadre appunto che hai citato tu, un po'
quindi gli spazi purtroppo, diciamo, non sono tantissimi, ci sono due campi, uno prettamente calcistico, l'altro c'è pista, però ci fanno anche un'attività, diciamo così, di allenamento per il calcio, però riusciamo a trovare i nostri spazi e devo dire che è un posto meraviglioso, come dicevi tu, temperature eccezionali, ma soprattutto umidità inesistente, i ragazzi si allenano al meglio. Conosco bene come le mie tasche, metro per metro, quei luoghi, e pertanto vi assicuro che veramente si corre. Andiamo a correre in questa manifestazione perché è qualcosa di fantastico. Non vi pentirete, venite, come fanno la maggior parte degli atleti campani che vengono da voi. Eh sì, noi, per carità, noi abbiamo tantissimi atleti che vengono dalla Campania, però puntiamo tantissimo anche agli atleti abruzzesi. Noi siamo abruzzesi e speriamo che il 21 di luglio si possa realizzare un nuovo record a Rivisondoli. Noi ce l'auguriamo di cuore, noi della Podestà. Qual è il record? Beh, il record, stiamo fermi a Rivisondoli, quando vinse, ecco, spezzo una lancia, un ricordo, il grande Antonio Bucci vinse qualche anno fa a Rivisondoli, che per me non era un amico, era più di un amico, era un fratello, diciamo. E il record fu 773 atleti. Non so che cosa succederà quest'anno, speriamo di chiudere in bellezza. Supereremo, con l'iscrizione. Dai. E poi premiazione sia per le categorie, sia come premio di partecipazione, 3 bottiglie di vino, 1 chilo di pasta, e che vino e che pasta, perché dire solamente vino, dire pasta è molto riduttivo, invece pasta alla Molisana e vino della cantina Spinelli. E poi, sì. E poi non credo di sbagliarmi, ma non c'è un'altra gara in Abruzzo che dà tanti premi alle società come lo date voi? Sì, noi salvaguardiamo sempre le società che vengono a trovarci in quel giorno. Noi premiamo sempre con un rimborso pettorali i gruppi con almeno 25 atleti che giungeranno al traguardo, insomma. Poi salvaguardiamo anche gli atleti, nel senso che le categorie e i premi sono sempre gli stessi da anni. I primi 10 di ogni categoria fino alla M75, Roberto, e le prime 7 donne fino alla F70. Cioè vuol dire che finiremo nel pomeriggio a fare... Ma noi cercheremo di essere veloci con le privazioni. Poi Roberto, a te non manca modo di essere veloce, con l'esperienza che hai di tutti questi anni come speaker. Basta che salto, faccio una categoria sì, una no. Sì, una categoria sì, una no. E risolviamo il problema. Andiamo avanti, risolviamo il problema. Ecco. Mauro, dicevo, tantissimi atleti fortissimi, soprattutto nel settore giovanile. Ieri al meeting Città di Giulianova eravate rappresentati anche in quel meeting, anche lì un meeting di 24esima edizione che organizzano gli amici dell'Ecologica G. Eravate presenti anche ieri, ma non c'è manifestazione dove voi non siete presenti. Sì, diciamo che il gruppo si è allargato, come facevi notare tu, grazie anche al lavoro che c'è dietro, diciamo, non mio, quindi ecco, voglio mettere in chiaro, ci sono due persone, Melania De Santis e Massimiliano Monaco, che tu conosci anche bene, sono loro che... Il nuovo responsabile al comunicazione. Esattamente, diciamo che loro hanno preso un po' in mano tutta la cosa, io, come dire, ben volentieri mi faccio aiutare. Ci sono delle persone valide. E quindi fisiologicamente, tu sai, quando si lavora bene, con calore, e alla fine... Ne siete? Come? Quanti ne siete? Ma Roberto, perché poi la stessa domanda la faccio pure tanto. Allora, il discorso di quanti ne siete è vario, diciamo così, perché, diciamo, non tutti fanno, come tu ben sai, attività su strada. Diciamo che i podisti adesso, tra ragazzini e anche quelli, diciamo così, di una certa età, sono circa una cinquantina, diciamo così. Come associazione siamo vicini ai 300 tesserati, però, come ti dicevo, ovviamente abbracciamo una fetta un po' come, più ampia. Come nasce questo gruppo? Ma nasce 11 anni fa con l'idea mia e di Mario De Benedictis, che praticamente noi in realtà eravamo all'interno di un altro gruppo, i Runners Pescara, che poi fisiologicamente, quando tu, diciamo, spesso accade, no? Che magari non perché magari non si litiga o okay, che, ma magari si hanno visioni differenti, e quindi così abbiamo scelto di andare in una direzione un po' più vicina all'atletica a 360 gradi, rispetto che limitarci a un discorso di
È riduttivo ovviamente dire passologico Pescara, perché Pescara c'è la sede, ma è riduttivo anche dire passologico Abruzzo, secondo me. Sì, abbiamo tesserati, diciamo, in tutto l'Abruzzo. Prevalentemente, sicuramente, diciamo, Pescara è il nocciolo più importante, però soprattutto i ragazzini, i campi di atletica non sono tantissimi. Quindi anche, diciamo, dal Teramano, dal Chietino, diciamo, gente da Ortona, ecco, insomma, il raggio aumenta nel momento in cui chiaramente l'attività diventa specifica. Certo. Mauro, senza, no, questa non è una sigliolinata, ma senza voi giudici che vi date da fare, siete i primi ad arrivare, gli ultimi a partire, secondo me il mondo della WISP con le corse sarebbe fermo ai blocchi di partenza. Questo è pure vero, infatti. E vabbè, però dai, sono gradevole la cosa, si fa. Si fa sempre con lo spirito giusto. Ne siete tanti, a volte affrontate anche delle trasferte abbastanza impegnative e lontane, ma anche durature, come la corsa della Pastorizia, che seconda edizione, esatto, che c'è stata pochi giorni fa. Poco tempo fa, esatto. No, lì è stato bellissimo. Ma no, è durata tantissimo. È durata tantissimo, sì, lo so, perché vabbè, erano 18 km e 7. Poi vabbè, lì il percorso è molto particolare. Giustamente magari ti capita pure un atleta che si è fatto male, un atleta che non riesce bene a trovare la strada, ci vuole tempo, però... E poi la cosa bella del... Prima ero forse più lo speaker, ma più i giudici, perché lo speaker dice andate ai giudici. Andate ai giudici. No, siete ai parafulmini di tutto. Che succede? Che non è successo, infatti? Chi si è fermato? Dimmi chi si è fermato. No, dimmi quello, ma anche quell'altro di qua, di su, eccetera, è sbagliata la classifica. Esatto, sì, sì, vabbè. Diventate un po' i parafulmini, veramente dovete, siete un po' come spugne. Come spugne, sì, brevissimo. C'è un corso, dicevi, per una riunione? Si fa un corso, ma... per essere giudici. Ah, ok, spiegaci okay. Un po'. Dovremmo rifarlo, un corso, per alcuni che vogliono entrare come giudici nuovi, diciamo. Però noi abbiamo una piccola riunione, che stiamo a fare a breve, perché sta aumentando il numero di giudici che ci hanno fatto il corso. Non si fa online, un corso... No, prima si faceva online, perché purtroppo... Adesso no, adesso si fa direttamente... in sede WISP a Pescara e ce ne sarà una nuova a breve che tu sai? Forse, però sempre verso settembre, sempre fine gare, perché troppe gare ci abbiamo troppe gare, veramente il calendario è esatto, zeppo. Poi sono gare di mattina, gare di pomeriggio, il sabato, la domenica, gare infrasettimanali, cioè quindi è tutto... Certo. Antonio, abbiamo ascoltato Mauro, 11 anni, 300 iscritti. Tu di anni ne sono tanti di più, ma tanto di meno gli iscritti. Ma io devo spezzare una lancia qui per il presidentissimo Mario, che annovera tantissimi atleti nella sua associazione, che è la Passologico. Noi, che dire, siamo rimasti in 3 o 4 che corriamo. Tu mi vedi quando vengo alle gare qui in Abruzzo, io e l'altro amico Federico e qualcun altro. Però come associazione vera e propria abbiamo una ventina di iscritti. Angelo, che vi dà il sostegno. Non ho capito. Il vicepresidente che vi dà il sostegno. Ah sì, Angelo Petrarca, il mitico vicepresidente che ci dà il sostegno. E però alla fine, dopo, quando andiamo a stringere, siamo 2 o 3 che corriamo. Però non ci lamentiamo, cerchiamo di essere sempre presenti nelle varie manifestazioni e organizziamo questa bellissima manifestazione. Però adesso io... Da qui, da questa emittente, voglio anche ricordare una cosa, Roberto, che noi abbiamo anche un memorial che si ripete puntualmente ogni anno. Questo è il 20° anno della morte di un nostro atleta, l'ingegner Camillo Valentini, che tu sai benissimo chi era. Sì. Era un nostro tesserato e quest'anno lo dobbiamo ricordare. Stiamo pensando di mettere un premio d'accordo con la famiglia e vediamo un po' di ricordarlo il giorno della manifestazione. Purtroppo sono passati già 20 anni, sembra ieri però. Prima ci accennavi di chi vuol venire prima, ma troveremo ancora posti per sabato? Ma io sono sicuro, proprio adesso, prima di entrare nella vostra sede qui a TV6, sono stato chiamato da alcuni atleti abruzzesi
che vogliono venire con la famiglia, ci sono ancora camere a disposizione, qualora... Se no andiamo da Cipriani e ci accontenterà di sicuro. Ma il grande Ennio Cipriani, che io voglio sempre menzionare, che tu conosci molto bene, lo salutiamo da questa emittente, grande presidente, c'è l'albergo pieno, è pieno, non c'è più posto, già da parecchio tempo, perché tanti atleti provenienti dalla Campania hanno prenotato lì. Già, figurati Roberto, c'è un'associazione sportiva campana, che adesso non faccio il nome, ha prenotato 20 stanze subito dopo Pasqua. Quindi adesso però a Roccaraso si trova ancora qualcosa, Rivisondolo è tutto pieno. Pesco Costanzo ci sono ancora. Rompiamo le scatole ad Antonio e i posti usciranno. Ma sì, io sono stato e sarò sempre a completa disposizione degli atleti che vogliono venire, mi possono chiamare, insieme vediamo le camere ancora libere. Per quanto riguarda i ristoranti, stiamo prenotando anche su questo, mi sono impegnato a prenotare a prezzo convenzionato i ristoranti agli atleti, mi stanno chiamando, speriamo che... Ma lì il ristorante del giorno della gara è poco importa, perché fate dei mega ristori. Cerchiamo di fare, prima facevamo dei mega ristori, poi da quando, lo sai pure tu, da quando c'è stato purtroppo l'avvento di quella bruttissima malattia, abbiamo dovuto ridurre i ristori, però... non si mangia più come prima, però nelle buste ci sono sempre tante cose da gustare al momento. Bene, Mauro, tu porterai qualche tuo big alla gara? Ma sicuramente, io confesso che io fisicamente non porto più nessuno, io credo che Alessio bisogno sarà. Alessio sicuramente non mancherà, adesso voglio dire, loro... Ci sono gli affezionati. Ormai poi... arriva a Piazza la Bandiera, sì, dalla Passologica, sì. ad ogni lui non manca mai, lui e Massimiliano, ma anche altri, adesso anche Francesco Cacciatore, uno di quelli che è sempre presente. Quindi c'è quel gruppettino lì sicuramente. Adesso... A proposito di questi nomi, ricordiamo che Alessio Bisogno, che era presente alla notturna della Tocco Runner già dalla edizione 2011, quando è stato fatto il gruppo, già lui non era ancora fatto il gruppo, ma lui già era presente e più volte è salito sul podio, dal secondo al quinto posto c'è sempre, e sabato sera è arrivato in quinta posizione, in quarta posizione il grande Francesco Cacciatore, che ultimamente in questa primavera di gare ne ha vinte veramente tantissime, tutte e due dalla Passologico, sesta posizione per Colantonio Gabriele della Podistica Vasto, per dire che la settima piazza in assoluto è stata conquistata da un atleta della Passologica, parliamo della splendida Marica Monaldi, che due anni fa arrivò 14esima assoluta, non è che si è migliorata, di più, è arrivata in settima posizione assoluta, vincitrice, poi 17esima e seconda di categoria, Zoe Pretara, che vince quasi sempre tutte le gare, Di Prinzio Sara, che già aveva vinto a Tocco, in terza posizione, e in quarta la sempre splendida giovanissima Lorella Buzzelli, che mamma e figlia, ultimamente l'abbiamo visto sul podio, prima e seconda, la mamma e la figlia, veramente Lorella non finisce mai di stupirci, va veramente sempre, sempre fortissima. Di nuovo quinta, è la terza volta di fila che arriva quinta, e parliamo di Melissa Palanza della Leeds Run for Solidarity in quinta posizione. Le tre della Runner Sicchieti, Pretara, Di Prinzio e Buzzelli, come abbiamo detto, la prima ovviamente della Passologico. Tornando al maschile, in terza posizione Antonio Redi, in seconda posizione è arrivato Fiorenzo Mariani, tutte e due atleti, Fiorenzo Mariani che aveva vinto già questa gara, che è un atleta del posto, anche se gareggia per la Dynamic Fitness Club di società pugliese, secondo e terzo, e il primo posto per un atleta che ormai credo che nessuno possa dire il contrario, il più forte in assoluto che c'è al momento, se Marica è la più forte a livello femminile, a livello maschile il più forte di tutto è Stefano Massimi dell'Atletica Avomano, che è... Tutte e due hanno ottenuto il nuovo record dei metri 5.000, casualmente uno 35 anni, e Marica da quanti anni resisteva il record? Abbastanza, oddio, sui numeri è più Ferrato Mario, diciamo, ti dico sinceramente, però sì, Marica ultimamente, appunto, allenata da Mario, ha fatto un grande salto di qualità. Assolutamente. E comunque si è imposta anche a livello italiano, perché
diciamo, il campionato italiano dei 5.000 non è andato benissimo, però il record l'ha fatto nel Challenge, quindi che è, diciamo, come dire, la porta di accesso al campionato italiano. E devo dire che veramente Marica non finisce mai di stupirci. Assolutamente sì. Al stesso giorno c'è stata un'altra gara a Pescasseri, un'altra classicissima. Antonio, l'edizione credo che sia la 30. Si fa 38, da tantissimi anni. Sì, adesso non ricordo bene. È un po' in discesa, non sappiamo perché. Nel passato era una gara con tantissimi partecipanti, ci dispiace per gli organizzatori, poco più di un centinaio alla gara competitiva, c'erano fiorfiori di campioni, ha vinto Italo Giancaterina, un altro atleta fortissimo sempre della Passologico, secondo posto per Adugna e poi del club della società stracittadina di Avezzano, Carraroli in terza, Liberatore Domenico che è un abruzzese, l'avvocato volante di Roma, che sicuramente sarà anche da te, Ruggero in quarta, in quinta, è Di Santo che è uno specialista, però la gara era un po' corta per lui, è arrivata in sesta posizione. La romagnola Ana Nanu ha vinto al femminile, atleta che ha oltre 50 anni ma va sempre fortissima, la scaccia Alessandra in seconda posizione, a seguire la mula Giuseppina, che è un'atleta campana che sarà sicuramente dell'Atletica Teverola, e sarà sicuramente da te, Domenico. Ah, mi auguro di sì, mi sembra che è già iscritto. Sì, la mula Giuseppina. E Salvi Paola in quarta e poi un nuovo rientro a distanza di tempo nelle prime posizioni, parliamo di Truocchio Rosalba, altra atleta marsicana. Ci portiamo alla fine, Antonio, l'appello è per tutti quanti domenica mattina. L'iscrizione, dobbiamo dove andare per l'iscrizione? Allora, per l'iscrizione dobbiamo andare sempre sul sito di Pizzano, come già gli atleti abruzzesi. Pasquale Pizzano, garepodistiche.it, lì si possono iscrivere. Quelli che si sono iscritti l'anno scorso già sanno come fare anche per quest'anno. Io mi auguro, Roberto, che gli atleti che hai citato della Passologico, che tra l'altro sono tutti dei miei carissimi amici, che anche qui il presidentissimo metta una buona parola e faccia venire quegli atleti fortissimi che tu hai nominato, che adesso non voglio ripetere, dal grande bisogno e la grande atleta che mi sfugge il nome, Marica Monaldi, possa essere presente alla manifestazione. Noi accoglieremo tutti a braccia aperte domenica mattina, chi è venuto lo sa, e nel poi lunedì saremo qui a raccontare, Antonio, e speriamo che tutto sia andato bene. Ma sarà sicuramente un successo. Grazie Roberto. Mauro, grazie. Dovevamo parlare anche del futuro, di quello che bolle in pentola, ma non abbiamo avuto tempo, ma come ben sai la WISP ti dà tutta la possibilità di tornare con piacere. E raccontarci e deliziarci con il tuo futuro. Senza. Sergio, abbiamo dato poco spazio a te, ma tanto tu di spazio te ne prendi. Esatto, in ogni gara, quindi non c'è problema. In ogni gara, credo che la prossima è imminente. Già, infatti. Corri l'Abruzzo, che sarà, ricordiamo che sono 100 punti del Corri l'Abruzzo, ma soprattutto poi ci tufferemo nella 50 km del Gran Sasso, e oltre alla 50 km del Gran Sasso, il Memorial Costantino Cipollone, che ci sarà a Fara San Martino. Bene, io ringrazio Maurizio da qui la regia, grazie ai graditissimi ospiti come sempre alla WISP per l'opportunità e a voi per l'ospitalità. Buona serata. Song ever. It was your best song.